ora di Buddies and Close Genres ai tempi di Berlusconi, che serva alla categorizzazione dei corpi e degli stili, oltre degli stili, col fine di individuare i livelli di analisi, varianti e varianti della loro rappresentazione, e relazioni tra abito e schema corporeo. Corpo e capelli, abiti che coprono e scoprono determinati parti del corpo, esaltati dalla chirurgia plastica, sono formanti che costituiscono i tratti invarianti dell'enunciazione femminile nella cultura italiana. Le donne afferenti all'universo mediatico sono di norma sovraesposte e attraverso i loro corpi e il loro stile veicolano stereotipi afferenti all'influenza della politica nella costruzione dell'identità di genere. Lo stereotipo di luogo comune è un artificio retorico che serve a semplificare le identità presentate, ma può anche recare un certo fastidio per l'eccessiva banalizzazione dei contenuti. La questione è che la stereotipizzazione di corpi e di stili è il risultato della stereotipizzazione di fenomeni culturali, sociali e politici, e il mio corpus d'analisi appunto ha come fil rouge la rappresentazione del femminile articolata attraverso valori, soggetti, oggetti, temi e figure invarianti, quindi i luoghi comuni che emergono che sono emersi nelle immagini dedicate che mi era questo sfondo. Quindi partiamo dal video a ricerca di Carmen Ponzo, che è un video che ha vinto il premio per il miglior video italiano del 2011. E come già vediamo dal titolo, il video ripropone la tipica forma dell'annuncio, che è presente nelle strofe in forma di seconda voce oppure con l'effetto sonoro del megafono da un'intera ambulante. In questo caso, quindi, l'oggetto di valore ricercato, l'oggetto dell'annuncio, è una donna, come si vince sin dalla prima strofa del testo, la sentiamo. Dall'accostare distinte componenti dello show business
definisce come quindi il catto e il ballo, intendendo quanto il saper fare del destinatario nel momento della manipolazione della cultura e performance sia completamente irrilevante. Basta voler essere oggetto. Anche il a colpo d'occhio è un modo per veicolare quanto il colloquio in sé sia fondamentalmente inutile. Basta che la vista sia appagata da una piacevolezza estetica. L'intensità del testo cresce e le parole adoperate diventano sempre più taglienti in un climax ascendente. L'ottantenne redige una vera e propria lista di contrari, ma l'importante è che la donna sia buona, viva o morta, non è importante. L'oggetto di valore donna è vista non come essere umano, ma come vero e proprio oggetto inanimato dalle fattezze gradevoli, e la sua condizione di non essere essere umano è evidenziata da offre a cani di strada, quindi non a una donna, ma al mammifero, all'animale cane, la cui estensione di significato viene usata per indicare, da quanto si legge attrice e cantante poco dotate, o ancora nel linguaggio comune donne le facili costumi. Il testo alterna il tempo dell'annuncio o del contratto della manipolazione, enunciato alla terza persona o all'impersonale, al tempo del colloquio, che quindi è quello della performance, e in cui viene usato il tu, e appunto si chiude con quest'ultimo in forma dialogica. Una figurazione
l'azione della comunità mediatica che comporta l'illuminamento del senso comune. Gli altri tre ruoli tematici proposti sono la giornalista, la politica e la showgirl. Le quattro donne si riconoscono tramite le loro caratterizzazioni stereotipate, dovute anche al particolare abbigliamento, oltre che alla spazializzazione, che è particolarmente significativa nel caso della casalinga, ripresa nel proprio salotto, e della showgirl, che si divincola sul divano che dorme con il tronzola. Passando all'abbigliamento, la casalinga indossa una sottoveste corta, con inserti di colore grigio, con inserti di tulle nero che incorniciano il profondo scollo qui, inquadrato di sovente, e che lascia intravedere il reggiseno nudo. Le spalle sono scoperte da petelline, ma allo stesso tempo semi coperte dal cardigan nero rosso. I capelli sono raccolti in una retina bianca, retaggio antiquato dell'essere casalinga, che è anche giustificato dalla volontà di non contaminare l'ambiente in contrapposizione con la sottoveste sexy dall'esperienza usuale. La showgirl invece indossa il tipico little black dress, attillato al ginocchio, dallo scollo tondo e di manica. Le gambe sono passate da collane neri in micorete e culminano in decolleté contato e tacco a spillo di pelle lucida nera. Carter Consoli, per personificare la showgirl, indossa una parrucca marrone con lunghi e vaporosi coccoli, che sono tenuti da un cerchietto di Swarovski abbinato al grosso bracciale sul polso destro. Il trucco degli occhi è scuro, labbra che sono laccate di rosso e un anello, e c'è un anello sull'anulare destro. La showgirl, durante ogni inquadratura, si tocca seno con che sedere, sembra quasi di fare un coito e accavalla le gambe scimmiottando scialuzzoni in pezzi fissi, che è la figurazione appunto della femme fatale. Ma potrebbe assomigliare comunque a decine di starlette televisive, che sia nell'abbigliamento che nell'aspetto. La giornalista veste una giacca di raso nero su un top di chiffon top drappeggiato sul busto e con il collo alto chiuso da un fiocco. I capelli sono rossi, scalati, lunghi alle spalle e con la frangia dritta, ad altezza sopracciglia. Ha occhiali da tartarugata a farfalla, in mano reca un microfono e sulle unghie ha uno smalto chiuso come un trucco. Sussumenzia la condensazione delle varie manifestazioni isotope della giornalista d'assalto senza scrupoli, visibile nell'espressione superba del volto e nell'atto di trattare male l'assistente che cerca di ritoccare il trucco. La politica invece ha capelli corti biondo platino dalla radice scura, con frangetta e pettinatura dead head, e indossa una giacca grigia e una camicia bianca dallo scollo più profondo. Ha lo smalto rosso, un trucco da giorno e sventola con una mano una penna mentre l'altra stringe due libri. Sia la giornalista che la politica sono ripresi in esterna, la prima in strada, la seconda nei pressi di un cantiere, per dimostrare l'impegno per il mondo reale delle figure protomaschili, a differenza della showgirl e della casalinga che invece sono rimaste a salotto. Il ruolo istituzionale di giornalista e politica è figurativizzato dalla giacca maschile, dimostrazione di come ricoprire determinati ruoli tematici significa anche l'avallare di comportamenti sessisti denunciati dal testo, appunto. Importante discrimine tra la showgirl, la giornalista, la casalinga e la politica è che la casalinga, la politica e la giornalista hanno la fede all'anulare sinistro e quindi sono sposate, mentre la showgirl, abbiamo detto prima, che non era l'anulare destro e quindi è il vero e proprio oggetto dell'imprenditore che cerca una signorina, quindi non sposata, che in teoria almeno debba fare determinati favori. Le riprese quindi alternano il punto di vista della casalinga, che è spettatrice, ma anche protagonista, schermo dello schermo e delle altre delle donne. La canzone incomincia con un ritmo lento e crescendo, in cui il testo sonoro è sia un gioco tra la formula standard dell'annuncio, sia è vista come un'onomatopea di applicamento che è veicolata dalle movenze della showgirl, in netto contrasto con la conclusione del video che invece è sincopata ed è accompagnata dall'immagine della parte sempre più spasmodico della casalinga, che culmina quindi con l'oscuramento del campo visivo con l'alce di cibo ed è accompagnato dall'audio di una risatina femminile, probabilmente la showgirl. Il crescendo è infatti evidenziato dal repentino cambiamento di atteggiamento della casalinga, che all'inizio del video
fastidio e calma e guarda distrattamente la televisione e sembra anche alquanto sconcertata. Piano piano però le immagini iniziano a convincerla e quindi inizia anche a imitare le movenze della showgirl, ballando con la scopa elettrica oppure col piumino, ma alla fine tutte queste immagini le portano alla follia e alla bulimia, quindi causata dall'impulso mediatico, che viene espresso anche tramite le mete inquadrature della televisione della casalinga, che mostrano il denunciatario finale, quindi ossia uno spettatore del mondo reale, chi è il vero responsabile della follia di una donna normale. Questo video quindi dimostra come le forme del corpo e dell'abbigliamento contribuiscono all'effetto di senso globale delle immagini televisive, i cui outfit consistono normalmente in minigonne, short, binari, bikini, periclone, intimo. La moda della donna televisiva è quindi esaltata sull'esaltazione di seni, cui che cosce e segue, come afferma anche Loretta Zanardo nel corpo delle donne, un'estetica da spettacolo. Le invarianti sono l'affilato e lo scollato, l'esaltazione del punto vita e lo sfruttato del vertigino cusciato. Per quanto riguarda le calzature, il tacco vertiginoso funge da protesi degli arti inferiori, che devono essere inquadrati dal basso verso l'alto, creando un effetto di disvelamento patemico graduale che si ferma all'altezza della scollatura o all'altezza della bocca socchiusa. Tirando le somme, la configurazione discorsiva della donna oggetto produce una stereotipia socioculturale rigida, la cui struttura modale è dover essere bella, e si manifesta nei voli tematici proposti da Carmen Consoli, il cui percorso figurativo è dato dall'esaltazione delle forme del corpo in relazione all'abbigliamento da strip club. Il dover essere belle esprime uno stato di necessità strettamente connesso a una serie di descrizioni che rientrano nel dover fare e che attualizzano la virtualità insita nel dover essere. In altre parole, il soggetto donna è teoricamente costretto dal destinante senso comune maschile a modificare il proprio corpo. Il corpo è sì culturale, è trasformato quindi da codici aspettative, ma non è necessariamente e unicamente un unico mezzo di istruzione, così come l'abbigliamento. Io intendo il corpo come corpo proprio, che è vissuto e mondanizzato e che aggregatamente esiste in quanto esserci al mondo. L'esserci è sempre embodiment e così il corpo è senso, mentre i gesti e gli abiti servono a rafforzare il senso veicolato dal corpo. Parafrasando Paul Ricoeur, il corpo è l'organo del volere e i gesti e l'abbigliamento sono rispettivamente il saper fare e il saper come nella performance del volere. La seduzione è marginale, è ciò che conta è l'espressione delle passioni del corpo che veicolano la sua natura identitaria e quindi il suo voler esserci. L'abbigliamento è sì copertura o svelamento, ma la sua vera finalità è di operatore della significazione del corpo. Ma ciò nonostante non c'è una conclusione, una risposta che spiega l'abbigliamento del corpo delle donne, perché al di fuori delle immagini non c'è salvezza. La donna canina o la donna oggetto inanimato non hanno bisogno di spiegazioni, semplicemente non sono reali in quanto contraffatto. Si potrà obiettare che in realtà sono sin troppo reali nel bombardamento immediato, ma ben vedere se sappiamo riconoscerle come tali, ci siamo già occupati dei nostri diritti e la nostra identità sopravvive. Grazie. Ringrazio Bianca Terracciano per questo suo contributo così interessante, da vedere appunto come quante cose si possono leggere dentro una. Darei la parola adesso a Olivia Guarago, che insegna filosofia politica all'Università di Verona, che da molto tempo lavora su temi legati alla filosofia e al genere, e il cui ultimo lavoro è un saggio, un certo volume uscito nel 2011, sulla filosofia di Olivia ci parlerà dell'insignificante padrone, media, sesso e potere nell'esame donna.